Ciao ragazzacci, io sono Mito125, siamo qui su Farming Simulator 17. Allora, siamo qui al negozio, guardate lì, c'ho 185.000 euro, non so se rendo l'idea. Ho tolto i comandi, no, però lasciamo i comandi che mi servono. Cosa voglio fare oggi? La mia intenzione è quella di sviluppare gli animali, perché gli animali mi possono dare veramente delle gran soddisfazioni. Ancora qui non c'è scritto l'indice di riproduzione, ma l'indice di riproduzione è 20, 240 ore, troppissimo, troppissimo. Allora cosa facciamo noi? Semplice, ci compriamo, vediamo un po' le cose che ci servono, facciamo con ordine perché possiamo fare degli errori. Prima di cosa ci serve andare nella categoria animali e prendere questo Joskin, penso si pronunci così. Sì, allora questo Joskin può prendere tutto. Trasportare animali e questo qui ci vuole il dolly, questo qui forse me ne fa trasportare di più, non lo so, non lo so. Questo produce per le mucche, questo per le mucche, vabbè, e questo invece il pavimento delle mucche, tutto per le mucche, vabbè, questo qui ce l'abbiamo già, prendiamo questo qui, è l'unico che posso prendere, quindi seleziona, lo compro, costa 24 mila milioni di miliardi di euro, va bene. E in più voglio comprare un altro cassone che mi servirà appena avrò tante pecore. Troviamo perché mo è difficile un attimo. Carrelloni si chiamano? Non si chiama carrelloni, si chiama varie. Allora, questo qui cos'è? Ah, questo è per eliminare i campi e questo trasporto i liquidi. Non è neanche questo, non riesco a trovarlo. Mi servirebbe un carrello, forse qua si trova, no? Questo carrello, c'è solo questo, non c'è nient'altro. Un carrello per trasportare la lana poi alla filanda. Però non riesco a trovarlo questo carrello, ci dovrebbe essere un carrello. Guarda, allora, cassoni ribaltabili no, perché qui non c'è quello per trasportare. Inoltre, ve lo faccio vedere adesso, alla filanda c'è la grande richiesta di lana. Ecco perché voglio spingere un po' su questa lana. Guardate qui, ogni ballettina ce la pagano 8.000. Non è male, non è male. Cioè, buttali via, insomma. Io non li butterei proprio via. Quindi, troviamo sto cappiolino di carrello. Non riesco a trovare un cavolo di carrello. Dove sarà mai? Spandiconcimi, sarchiatore, cassoni da carico non c'è, tecnologia, silvicoltura, telescopiche, animali, livellatrici no, varie, carrello, carrelloni, pallet, auto, oggetti posizionabili. Aspetta un attimo che lo cerco perché non riesco a beccarlo proprio. L'unico carrello che ho trovato è questo Fiegel, non so come si pronuncia, però mi sembra, cioè è scritto, è dentro tecnologia per balle, ecco perché non lo trovavo. Sì, compra tutto, compra. Quindi abbiamo speso tutti i soldi, queste cose qua ci servono. Allora, intanto io qua sono subito col mio trattore, ho sbagliato e ho ripristinato quel pezzettino lì davanti, che in pratica è il caricatore frontale, però senza motivo. Però l'ho ripristinato, lo prendiamo subito. È un po' difficile certe volte collegare l'attrezzo. Ok, lascio qui il cassoncino per trasportare le balle, ma prendo questo qui e ci vediamo al. Aspetta, fammi vedere dove devo andare. Devo andare al 31. Ci vediamo direttamente al 31. Siamo quasi arrivati. Volevo farvi vedere una cosa. Guardate qui, quando io premo F per accendere le luci davanti, si accendono le luci davanti, ma si accendono anche quelle del rimorchio. È fatto benissimo. Una cosa che non capisco è quando accendo queste dietro, è come se il rimorchio si illuminasse anche sotto. Tipo, guardate qui, tac, si illumina lui di sotto o solo quei fari posteriori che fanno tutta questa luce? Boh, non lo so. Intanto qui, guardate quanta schifezza c'ha questo in questa cosa. Vabbè, questo qui è il mercante degli animali, quindi ci avrà un po' di liquami da parte. Allora, io non ho mai comprato, come si chiamano, gli animaletti, quindi devo un attimo capire come si fa a caricare. Premiamo F1 perché così me lo dice lui. Lo vedi qua, apri finestra animali. Se io metto qui, abbassa rimorchio bestiame. Con la V? Ok, l'ho abbassato il rimorchio. Cambia, apri copertura con la N. Ah, così si può aprire la copertura, va bene. Apri finestra animali. Io vorrei comprare. Ups. Ah no, ok, ci stanno 9 maialini. E quante pecore ci stanno invece? Ci stanno 10 pecore. Bella sta cosa qui, molto molto bella. Quindi compra 10 pecore. Volevo comprarne un po' di più, dovrò fare qualche viaggio perché vorrei comprarne una ventina. È un po' piccolino. Quindi vediamo qua com'è. Vuoi comprare 10 pecore per 40.000 dollari? Sì, pecore dobbiamo comprare, vero? Sì? Me l'ha già caricati, mi perdoni. Quindi mo io le alzo. Io quasi quasi non glielo metto la copertura sopra. Ma guarda che figo. Ma dai, fighissimo, no, mettiamoci la copertura che non vorrei si spaventassero. Peraltro, su D-Max, io intanto mi guardo un attimo il percorso. Devo andare di qua e poi risalire dal campo 28. Sto andando fuori strada, per errore. Scusate, animaletti, non l'ho fatta apposta. Su D-Max guardo una serie TV che si chiama Gli eroi dell'asfalto, mi sembra.
una cosa del genere. Più o meno si chiama così. E sono in Australia, ma in Australia fanno dei trasporti di animali assurdi. Peraltro, secondo me, le condizioni non sono neanche delle migliori. Ma va bene, chi sono io che per giudicare? Non sono nessuno per giudicare. Però, allora, devo andare a campo 11, ma io vi dico che questa parte ve la taglio. Intanto ve l'ho fatto vedere questo cosino qui. Facciamo il trasporto di notte. Ah, volevo dirvi, prima di chiudere, che quando fanno i trasporti gli animali perdono un sacco di liquidi, quindi non so come faccio. Vabbè che in Australia ho visto che alcune strade che non sono neanche. Chiamarle strade è già fatto. Cioè, tanto, è difficile chiamarle strade quelle là. Mi conviene salire di qua da questo ponticello perché sennò poi perdo la strada. Va bene, noi ci vediamo direttamente al campo 11. Quindi siamo arrivati alla nostra zona dove scaricare le pecore. Lo faccio perché comunque è importante. Secondo me possiamo spingere veramente tanto. Fammi capire solo come si fa. Io arrivo qui e abbasso il rimorchio. Comunque devono scendere, devo abbassarlo. Poi faccio R per aprire la finestra animali e posso fare scarica. Scarica queste. Qua ne ho 4. Scarica tutte le pecorelle. Ok, conferma. Sì, voglio confermare. Oh, finalmente abbiamo un po' di pecore. Vediamo un po' come sono messe queste. Sono contento che siano nel numero giusto. Ok, quindi questo c'è. Fammi solo capire una cosa. Controlliamo, la pulizia 100%, pecore ce ne sono 14, ancora si deve aggiornare questa finestrella qui perché vedete qua non è proprio, si deve aggiornare, lo dico io, così facciamo un po' più di lana, la lana ce la pagano tantissimo. Poi, visto che sono qui, io vado a prendermene altre 10. Guarda che è veramente fatto bene questo coso, peccato che non si possa aprire tipo, peccato, solo questa cosa qui, però con la N lo apro. Rialziamolo, io vado di nuovo a comprare altre 10 pecore perché comunque 100.000 euro ce l'abbiamo, 10 sono 40, ce ne rimangono 60 e 60 sono perfetti. Abbiamo sempre così un po' di budget da parte che non fa mai male. Mi sono un attimo fermato perché ho notato che qui c'è la vendita delle uova perché sulla mappa non è segnato, però su questa casetta qui è fantastico saperlo perché io vengo a Campo 29 e gliele porto sempre, gliele porto. Mi paga un poco, ma a me che me frega, ormai ce le ho, che faccio, le butto. Comunque, per chi se lo domandasse, io i soldi li ho fatto lavorando questo campo 31 che è enorme, facendo dei lavori che ci metti tipo un'ora a farli, e ho fatto tutti questi soldi qua, è la fine del mondo sto campo, è proprio il mio sogno. Allora, devo fare, vediamo se io non l'abbasso. Me lo fa caricare lo stesso, allora che cavolo me frega abbassarlo, non l'abbasso proprio, però poverini gli animali, abbassiamo, abbassa il rimorchio, via, è più realistico abbassare il rimorchio. Facciamo pecora e comprane 10, sto comprando 10 pecore, perfetto, quindi conferma, sì, ok, c'ho le pecore all'interno, premiamo V, sì, sono pecore, guarda lì come sono messe, mi spiace tantissimo per gli animali che vengono trasportati in dei container così, però questa è tutta un'altra questione mia esterna, non c'entra niente col gioco, nel gioco si può fare tutto e ci vediamo al campo 11. Quindi siamo arrivati qua, guardiamo un po' come cambiano le cose, perché io prima di scaricare voglio fare una cosa. Allora, qui abbiamo il 96% di pulizia, vabbè, dobbiamo pulirlo. Abbiamo la indice di produzione 68,50 ore. 68 ore e 50 minuti, quindi 69 minuti, 69 ore. Ok, che casino questi numeri. Troppi numeri, troppi numeri. E io non venderò subito gli animali, questa è una cosa che voglio essere chiaro, perché comunque vorrei arrivare ad avere una cinquantina di pecore. Secondo me una cinquantina di pecore è un buon numero. Facciamo R, facciamo scarica, quindi portiamo tutte le mucche qua. Ah, vedi qua, carica, scarica, bello. Conferma, sì, vuoi scaricare questi veicoli? Perfetto, scendiamo qua. Quindi qua abbiamo il nostro. Lo posso anche prendere a mano? Non mi dire. Infatti, mi sembrava strano. Quindi abbiamo un sacco di pecore, saranno 24, ma non lo sapremo mai, non lo sapremo. Stiamo lavorando di notte perché siamo sempre degli abusivi. In tutti i giochi noi dobbiamo lavorare di notte. Vabbè che io accendo le luci. Allora, io questo cassone lo lascio qui, che tanto qui mi fa comodissimo. Cioè, d'altronde lo userò per le pecore, quindi è comodissimo. Vado a controllare, accendiamo un po' le luci. Ok. Prendiamo anche quella dietro, se no non vedo niente. Tanto qui le posso accendere quelle dietro, non do fastidio a nessuno, è una zona agricola. Collega questo, con la I si scarica, vero? Premiamo I, ok, scarichiamo un po' di acqua, perfetto. La capacità massima della mangiatoia, va bene, è la mangiatoia, per 6 giorni, perfetto. Quindi per 6 giorni non ho altri problemi, lasciamolo qui. Allora, da queste parti ci dovrebbe essere, accendiamo anche gli abbaglianti, ci dovrebbe essere anche questo.
Io vorrei comprare un mezzo proprio adatto solo per... Cioè, vi faccio vedere, però non lo compriamo, perché i soldi sono pochi. Faccio vedere quello che vorrei comprare io. State calmi, però. Vorrei comprare uno di questi, vorrei comprare questo con i cingoli che è la fine del mondo, con questa benda universale solo per fare il carico e lo scarico dei mezzi, e in più volevo prendere la forca per pallet, quindi prendere due benne, e questo qui ce la farei a farlo con i soldi, però ho paura di restare senza soldi, poi troppi mezzi, al momento ancora non ce lo possiamo permettere. Quindi poi ho paura che la benna sia veramente piccola, perché per esempio, premiamo P, quant'è questa benna? Questa è da 2000 litri, invece la mia benna è da 2000 litri. No, allora niente, la benna va bene, il problema è che non ho soldi. Allora, carichiamo questo, vi ricordo sempre che io utilizzo i tasti JNIK per caricare le cose. Quindi, carichiamo un po' di questo cibo, perfetto, alziamo e glielo portiamo lì. È bellissima la possibilità di scaricare l'erba dove ti pare, ok? Mettiamoci così e poi io scaricherei qua. Sono cioè, come faccio a sapere se lo sto buttando dentro il coso? Penso di sì, eh. Ok, 65, vedi che non mi va tutto. E infatti se io guardo qui è carico al massimo, perfetto. Poi io recupero con la cappa la benna. Metto qui e poi sapete cosa devo prendere? Questa è una cosa che mi potrebbe servire. No, vabbè, ma tanto che me frega. Lo faccio. Ok, lasciamo la carica sta benna, tanto non penso di utilizzarla per altro. No, non è vero, invece la devo utilizzare per altro. Beh, comunque la devo utilizzare per farci le cose. Cavolo, ho sbagliato qui. Peraltro di notte non si vede niente. Allora, scaricamela qui, gentilmente. Ok, me l'ha scaricata così. Scarica, scarica, non ti preoccupare di niente. Perfetto, c'è scritto pulizia. Ah, la vedi dov'è? C'è un piccolo sporchettino, lo pulisco anche questo. Io spero con gli animali di diventare molto. Forse. No, no, forse niente. Forse è meglio che utilizzo una visuale un po' più vicina. Poi abbassa anche questo. Pecore, non abbiate paura, sono vostro amico, sono. Ok. È comunque sempre erba, quindi è l'erba che buttano loro. Guardate che sono belline le mie pecore. C'è un sacco di pecore. Come è cambiato qua? Non è ancora cambiato, quello è il mio problema. Forse non si può scendere sotto un limite di riproduzione. Aspettate un attimo che aspetto il cambiamento dell'interfaccia. Forse mi devo allontanare, non lo so. Fammi vedere qua. 100%. Infatti, ogni 40 ore mi fanno un animale. Quindi vuol dire che ogni 2 giorni circa ho un animale in più. In una settimana sono 7 animali. No, sono 3 animali. Non è neanche tantissimo. Faccio un altro viaggio, dai, non posso andare con questi 4 animali. Devo comprare ancora altri 40.000 di animali, quindi vado a farmi un altro viaggetto, aspettate un attimo. Quindi siamo ritornati qua, ho altri 10 animali da scaricare. Purtroppo è diventata notte, sono le 21 e si fa notte. Chissà se gli animali vanno a dormire. No, non vanno a dormire niente. Allora, abbassiamolo con la V. Ok, si è abbassato, così è più facile. Mi sarebbe piaciuto fare tipo una manovra, però non c'è la manovra, quindi facciamo R, facciamo scarica questi altri 10 animali. Ok, scarica. Sì, vuoi scaricare i 10 animali? Sì. Fammi scendere da sto mezzo. Aspettate un attimo che voglio vedere quanto. Peraltro qui c'è questo cartoncino. Che è sta spazzatura qui? Mi perdoni. Io lo piazzerei anche qui dietro perché mi dà fastidio vederlo. Che è sto schifo. Vediamo un attimo come cambia da. Qua si è scaricato tantissimo. Eh sì, perché adesso c'ho più animali. Andiamo a scaricargli l'acqua. Adesso è più difficile. Quindi accendiamo le luci. Peraltro il bello delle luci che tu puoi spegnere gli abbaglianti, puoi spegnere le luci dietro, puoi fare un sacco di cose, puoi fare. Quella è la falciatrice per prendere l'erba, va bene. Col cassone da carico ci metterò poco. Mi sa che comprerò un cassone da carico. Ah no, dall'altra parte. Ok, stavo caricando dal buco sbagliato. Peraltro io ho giocato 35 minuti e non so quanto uscirà la puntata, quindi se la puntata esce un po' più lunga o un po' più corta, perdonatemi, ma poi fra i tagli e tutto quanto il resto non so mai quanto mi possa diventare lunga. Collega qui, fai scarica, perché comunque devo scaricargli un sacco di acqua. Adesso sono un sacco di animali e questa cosa mi piace tantissimo. Voglio vedere, è cambiata qui la cosa? No, sempre 40 ore. Prendiamo un po' di togli questo. Prendiamo un po' di erbetta qui. Io prima di ogni cosa però prendo l'erbetta qui dello sporco. Vedete, loro mangiano e sporcano un sacco. Se non gli pulisci qua le dive delle pecore, queste pecore sono dive, sono. Perché dicono, oh, noi vogliamo tutto pulito, noi qua, noi là. Ok, certe volte non riesco a guidarlo bene bene sto mezzo. No, ma devo comprare assolutamente quel caricatore lì cingolato, perché quello mi serve tantissimo. Ok, guardiamo qui, siamo più o meno messi bene, quindi gira tutto e scaricagli tutta questa. Ok,
Questa erbettina. Ok, me ne è rimasta 19. Allora, non è cambiata ancora. Vediamo un po'. Aspettate un attimino. Vediamo un po'. Qui è cambiato, che è tutto al 100%. Va bene. C'è l'8% di lana. L'indice di riproduzione è quasi un giorno. E quanti animali ci vogliono? Ma io sicuramente produttività 99%. Non so perché al 99%. Vabbè, 99%, 100 non cambia niente. Io probabilmente mi farò altri lavoretti. Anzi, ve lo faccio. No, ve lo faccio vedere. Mi farò altri lavoretti. Comunque la puntata penso sia uscita già abbastanza lunga. Altri lavoretti per le persone, quindi non per me. Speriamo di ne prenderò ancora un'altra decina. Proverò ad arrivare a 50, perché 50 di queste mucche, di queste pecore mi vanno veramente bene, fra la lana e tutto quanto. Poi non è che vogliono tanto, tanto, tante cose da fare. Volevo solo io su questa casetta, però non ci riesco, perfetto. Però di qua forse sì, Di qua ci dovrei riuscire, infatti. Così vi facevo vedere tutte le pecorelle. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre qui su Farming Simulator 17. Ciao!